Una storia inusuale per la televisione perché si racconta comunque della vita dopo la morte, dell'esistenza comunque di un'anima e dell'esistenza, della possibilità di rimanere in contatto con le persone che se ne vanno, per cui diciamo che il racconto già dalla prima scena è molto chiaro su che cosa si baserà. Il mio personaggio nello specifico è la moglie appunto di Cagliostro che verrà uccisa nella prima scena del film ed è un personaggio che ho amato moltissimo perché ho avuto modo di raccontare in maniera molto silenziosa e molto intima quello che è l'elaborazione di un lutto, di una perdita e del ricostruire una persona anche dopo la morte, per cui di scegliere di portarsi a casa delle cose e di mantenere comunque un ricordo positivo quando una persona se ne va. Lei attraverso la morte si rinnamorerà del marito e capirà che aveva al suo fianco non essendo stata capace di farlo quando lui era ancora vivo, per cui è un personaggio che porta sullo schermo quella che è una riflessione molto profonda della condizione umana e dei più grandi quesiti, insomma, dell'esistenza. Credo che esista una scelta, credo che si possa scegliere di costruire una memoria e di custodire delle cose, insomma, importanti che sono state fatte in vita, che forse quando una persona era ancora viva non è stato capace di riconoscere. Per cui credo che esista un qualche cosa, non so sotto che forma, però mi rifiuto, non riesco a pensare che dopo la morte non ci sia più niente, non credo che siamo un involucro e basta, credo che ci sia un qualcosa che permane anche nelle azioni buone che una persona ha fatto in vita. È una serie che può essere paragonata a Ghost ovviamente perché ha delle similitudini, cioè il racconto comunque parte con l'uccisione appunto del marito, per cui ha diciamo una dinamica drammaturgica analoga. È molto differente nella cifra del racconto perché noi raccontiamo una storia molto scarna, molto cruda, con una chiave realistica molto forte. Ghost era più melodrammatico, più da commedia, quasi più non un cartone, però c'era lui, a un certo punto tornava sotto forma di ologramma, per cui era in questo senso un po' più così romantico. Invece il nostro racconto vuole essere molto più crudo e non lascia spazio a melodrammi o a comicità, è un racconto che fa riflettere in una maniera molto diretta. Io sono una fan di Lucarelli da anni, perché sono appassionata comunque di cronaca nera e di noir, di gialli, per cui diciamo che la trama del giallo e la maestria con cui lui ha costruito l'intreccio dei vari personaggi, insomma, mi ha colpito dalla prima lettura del copione. Non ho avuto ancora il piacere di conoscerlo personalmente, per cui spero di poterlo fare presto, anche per complimentarmi, perché credo che abbia regalato a tutti noi attori, non solamente a noi protagonisti, ma ognuno di noi è protagonista veramente in questa storia, in quanto ogni personaggio che Lucarelli ha costruito è un personaggio che ha una dinamica e una rottura dentro, una tridimensionalità, una complessità d'animo, una complessità di esistenza, di vita che è veramente unica nel panorama della televisione. Per cui non solo la trama noir, ma anche l'indagine dell'animo umano è stata, secondo me, scritta in maniera magistrale. Sì, anche non a caso la scelta comunque di mandarla in onda su Rai 2, noi abbiamo cominciato a girare pensando che la serie appunto sarebbe poi stata messa in onda su Rai 1, invece credo che la scelta sia giusta, nel senso che è una serie che ha anche un linguaggio molto moderno, molto veloce, ha un montaggio molto serrato, ha una complessità anche drammaturgica, per cui il racconto non scorre lineare, ma è molto creativo, anche la regia che è stata fatta da Carmine, secondo me in una maniera eccellente, ha un linguaggio che è nuovo per la televisione, che si avvicina un po' di più alla grande televisione nord-europea. Io sono una fan, vabbè, delle serie originali tipo di The Bridge, The Killing, ho visto recentemente Marcella, Happy Valley, per cui tutto quello che è un racconto scevro da autocompiacimento, cioè proprio il racconto lineare con una compostezza e un ritmo che non sono soliti della nostra televisione generalista, per cui credo che la scelta su Rai 2 non sia casuale e spero che sia comunque, insieme a Schiavone anche, che è stato un altro grande successo per Rai 2, che questa serie possa essere l'inizio di un modo di fare televisione anche molto più moderno e più nuovo.